Ma guardi, innanzitutto non definirei blindato il Collegio di Siena, vorrei ricordare che la città di Siena è governata dal centrodestra. Quindi onore al merito di Enrico Letta, che si è candidato in un collegio che era sicuro un tempo, ma non lo è più, ci ha messo la faccia e sta mettendo la faccia anche sulla vicenda MPS, che non collegherei però minimamente con la questione dello Ius Soli o Ius Culture e di altre tematiche che sono all'ordine del giorno di questo dibattito politico. Sulla vicenda MPS, noi Enrico Letta abbiamo detto chiaramente come la pensiamo, abbiamo preso atto dell'iniziativa del governo, ci riserviamo di dare un giudizio quando conosceremo più elementi rispetto a quelli contenuti nel comunicato stampa che ha annunciato l'ipotesi di aggregazione con Unicredit. Abbiamo esplicitato quelle che secondo noi sono condizioni Certo. imprescindibili, la tutela dell'occupazione del marchio. Enrico Letta le sta ribadendo in campagna elettorale. E quando avremo elementi in più, ci esprimeremo sul merito di questa operazione. Allora, Ignazio La Russa, mi dicono che riusciamo a sentirci e